Qualcuno, il giovane della dinastia salernitana, chiamiamolo così, in una riunione in un paese limitrofo, ha detto a un certo punto: non mi importa di Eboli, io mi devo prendere Battipaglia. Io mi devo prendere Battipaglia, come se Battipaglia fosse una cosa. Per la prima volta nella sua storia, l'amministrazione comunale arriva a concludere il proprio mandato. Hanno incominciato a dire all'inizio: vabbè, ma chissà chi ci sta dietro. Cioè, quasi come se io fossi un burattino in mano a qualcuno, come se una donna non ha la capacità di decidere di poter governare. Probabilmente pensava di fare il burattinaio, ma che poi alla fine ha dovuto rendersi conto che questa donna, anche se come dice sembra fragile, non lascia passare certi doni di gestire la cosa pubblica. L'onestà morale e culturale di questa donna sono ineccepibili, lo ripeto, ineccepibili. Voi vedete i titoli che fanno, l'80% della comunicazione è controllata da altri e vi mettono questi titoli, vi mettono delle notizie. Parliamo della depurazione, perché qualcuno ancora cerca di confondere le idee e dice che il mare nostro è inquinato perché non c'è depurazione. E dove stavano questi signori fino ad ora, quando noi per 10 anni consecutivi abbiamo avuto il divieto di balneazione? Sono almeno 4 anni che non abbiamo il divieto di balneazione. Massimo raccontava i 3 incendi. Dopo l'ultimo incendio ci siamo messi davanti allo stiro insieme alle persone di Battipaglia e abbiamo bloccato 158 comuni che dovevano sversare nel nostro stile, e sono pronta a rifarlo e a difendere i nostri diritti. Ora quella delibera va difesa e non vorrei che qualcun altro non facesse quello che deve fare. E poi ci troviamo anche le Pisano qui. Non abbiamo fatto pastrocchi, non abbiamo fatto campi di casacca, passando da un marciapiede all'altro con una velocità ed una faccia di bronzo imbarazzante, come altri hanno fatto per questo appuntamento elettorale. Naturalmente il cambio di casacca è avvenuto sempre con una giustificazione ben precisa: sono al servizio della città, lo faccio per gli interessi della città, amo Battipaglia. E sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi da 40 anni. Dimostra di non conoscere lo spirito dei battipagliesi, di questo popolo, un popolo laborioso. Ed io per questa gente, per questo popolo, sono ancora in campo e continuerò ad esserci finché hanno fiato. È una donna tenace. Siamo in grado di difendere la nostra autonomia. Schietta. Siamo in grado di decidere il nostro destino. E perché femmina? Perché è una donna. Siete fantastici tutti, la piazza è piena, grazie. Battipaglia c'è.